aperta la quadra, seno di aperta la tonda, x più pi greco dodicesimi, chiusa la tonda, più aperta la tonda, radice di 3, meno 2, chiusa la tonda, che moltiplica il coseno di aperta la tonda, x più pi greco dodicesimi, chiusa la tonda, meno 1, chiusa la quadra. Tutto che moltiplica un'altra tonda, aperta tonda, 1 meno il modulo di sin x più cos x, chiusa la tonda, maggiore o uguale di 0. Questo è l'ultimo esercizio che andiamo a risolvere riguardanti queste ricapitolazioni sulle disequazioni goniometriche, ed è un testo tratto non dal Bergamini, ma dal il penultimo esercizio del riepilogo, tratto da un testo intitolato Lezioni di Matematica 2 per il triennio della ETAS e degli autori Lamberti e Merenani. Ho scelto questo perché mi sembrava bello robusto, insomma, per concludere questa lunga carrellata. Allora, che disequazione dobbiamo risolvere? Un prodotto. Come prodotto dobbiamo porre ciascun fattore maggiore o uguale di 0. Quindi il primo fattore, che non vado a ripetere perché sennò ci mettiamo mezz'ora solo a rileggerlo, maggiore o uguale di 0. Per farlo io direi di semplificare questo applicando la formula di addizione del seno e del coseno, perché altrimenti si dovrebbe fare come una disequazione lineare seno e coseno, dove però al posto di x ho x più pi dodicesimi e x più pi dodicesimi, non il massimo. Quindi direi di applicare la formula di addizione del seno, ricordando che il seno di alfa più beta, dove alfa è x, beta è pi greco dodicesimi, è sen x cos beta, quindi sen alfa cos beta, più cos alfa sen beta, più cos x seno di pi greco dodicesimi. D'altra parte il coseno di x pi greco dodicesimi, ricordando che il coseno di alfa più beta è cos alfa cos beta meno sen alfa sen beta, si può scrivere come? Lo possiamo scrivere come cos x cos di pi dodicesimi meno sen x, che magari scrivo meglio, seno di pi greco dodicesimi. Dunque, pi greco dodicesimi è un angolo che trovate nella tabella che ho pubblicato all'inizio di questo lungo capitolo sulla goniometria, è un angolo che è espresso in radianti, ma che in gradi, ve lo dico subito, ma dovete saperlo, è 15 gradi. In particolare vi ricordo che il coseno di pi greco dodicesimi, quindi questo lo possiamo anche scrivere come radice di 6 più radice di 2 fratto 4 seno di x. E questo invece, il seno, è lo stesso, la differenza è un meno, radice di 6 meno radice di 2 fratto 4. Capisco che effettivamente non tutti, magari pochi, lo conoscono, perché non sempre capitano, ma sappiate che 15 gradi ha questi seni e questi coseni. Quindi questo si può scrivere ancora come radice di 6 più radice di 2 quarti cos x meno, lascerei i segni come sono, col meno davanti, radice 6 meno radice 2 quarti, sen x. E allora andrei tra l'altro anche a fare questo prodotto che può essere utile farlo prima, ovvero andrei a moltiplicare radice di 3 meno 2 per il coseno di x più pi greco dodicesimi, che in pratica vuol dire fare radice di 3 meno 2, che moltiplica appunto questo, cioè che moltiplica radice di 6 più radice di 2, vedete, mi sto facendo... Mi faccio da prima questi passaggi, così poi direttamente metterò il risultato. Io personalmente vi invito, vi consiglio di farlo così. Altrimenti fate vobis. Allora uguale, moltiplicherei radice di 3 per radice di 6, radice di 18, che vi ricordo è un radice di 9 per un radice di 2, ma radice di 9 è 3, quindi abbiamo un 3, radice di 2. Radice di 3 per 2 è un radice di 6, quindi più radice di 6. Occhio al meno, meno per più, meno. 2 per radice di 6 è un meno 2 radice di 6. 2 per radice di 2 col meno davanti, meno 2 radice di 2. Tutto ovviamente fratto 4, tutto che moltiplica questo coseno x. Lascerei un meno qui per non sbagliare. 4 sotto e farei radice di 3 per radice di 6 è sempre un radice di 18, che diventa sempre un 3 radice di 2. Radice di 3 per meno radice di 2 è un meno radice di 6. Meno 2 per radice di 6 è sempre un meno 2 radice di 6, e un meno 2 per meno radice di 2 è questa volta un più 2 radice di 2, ovviamente che moltiplica sen x. Il meno opportunamente l'ho lasciato qui davanti. A questo punto vediamo cosa succede. Quindi radice di 3 meno 2 che moltiplica il coseno di x più pi greco dodicesimi, vediamo come può essere scritto, scriviamo qua, sarà allora 3 radice di 2 meno 2 radice di 2 è un radice di 2,
radice di 6 meno radice di 6 è un meno radice di 6 tutto fratto 4. Occhio a 3 radice di 2, allora abbiamo meno radice di 6, meno 2 radice di 6 e un meno 3 radice di 6. Col meno davanti è un più 3 radice di 6, abbiamo un 3 radice di 2 più 2 radice di 2 e un 5 radice di 2. Col meno davanti meno 5 radice di 2, tutto fratto 4. Ovviamente, ciao, domani mattina non ho messo i cosenesi. Attenzione alla distrazione, ovviamente uno a casa è tranquillo, non si sbaglia, quindi abbiamo più, abbiamo detto 3 radice di 6, meno 5 radice di 2, tutto fratto 4. Ovviamente che moltiplica sin x. Bene, a questo punto vediamo cosa succede. Al posto di seno di x più pi con dodicesimi ci mettiamo quello. Cioè ci mettiamo radice di 6 più radice di 2 fratto 4, seno di x più radice di 6 meno radice di 2 quarti, coseno di x. Poi andrei a mettere questo più, come potete notare, abbiamo un, okay, anziché scrivere radice di 2 meno radice di 6 quarti, se raccolgo un meno al fattore comune al numeratore, qua posso scrivere meno radice di 6 meno radice di 2 quarti cos x, in modo tale che questi due sono opposti e se ne vanno. Più 3 radice di 6 meno 5 radice di 2, tutto fratto 4 per il seno di x. Ovviamente poi c'è, qui c'è un meno 1 e qui c'è un meno 1. Tutto questo ovviamente lo dobbiamo porre maggiore o uguale a 0. Ciascun fattore di questo prodotto lo dobbiamo porre maggiore o uguale a 0. Allora, se in x lo raccolgo e sommo questi due, allora sommo questi due, hanno lo stesso denominatore, quindi faccio radice di 6, guarda caso, più 3 radice di 6 più radice di 2 meno 5 radice di 2, tutto fratto 4 che moltiplica il seno di x maggiore o uguale di 1, dove 1, dove meno 1 l'ho portato a destra e quindi ho cambiato di segno. Allora, cancello tutto, vedete come non è venuto per niente difficile tutto questo? Basta applicare quelle formule di addizione del seno e del coseno. Allora, radice di 6 più 3 radice di 6 è un 4, abbiamo un 4, radice quadrata di 6, meno 4 radice di 2, ma guardate un po', tutto fratto 4, tutto che moltiplica sen x maggiore o uguale di 1. Allora, raccolgo un 4 fattore comune al numeratore, scrivendo un 4 che moltiplica radice di 6 meno radice di 2, tutto fratto 4, moltiplica sen x maggiore o uguale 1, oppure spezzo in 2, insomma uguale, vedete voi. A questo punto posso semplificare il 4 col 4 e ottengo che seno di x, dividendo per questo numero che è diverso da 0, ottengo che è maggiore o uguale di 1 fratto radice di 6 meno radice di 2. Faccio notare che razionalizzando, quindi scrivendo 1 su radice di 6 meno radice di 2, moltiplicandolo, cioè dividendolo per il coniugato, cioè moltiplicando e dividendo, razionalizzando il denominatore, quindi moltiplicando e dividendo per radice di 6 più radice di 2, radice di 6 meno radice di 2 è A meno B, per radice di 6 più radice di 2 che è A più B è una 4 meno B quadro, quindi un 6 meno 2 è 4. E sopra radice di 6 più radice di 2 per 1 è radice di 6 più radice di 2. Vi ricordo che in pratica otteniamo una disequazione goniometrica, quindi porre il primo fattore maggiore o uguale a 0, in pratica equivale a risolvere una disequazione goniometrica elementare del tipo seno di x maggiore o uguale di radice di 6 più radice di 2 fratto 4. Se adesso vi ricordate quella tabella, adesso non ricordo francamente se vi ho messo, credo di sì però, sempre della famiglia dei 15 gradi, c'è un angolo che in gradi è 75 gradi, che si esprime in questa maniera, i radianti 5 pi con dodicesimi, in cui il seno vale proprio così, praticamente il contrario di prima, in cui invece il coseno di 5 piego dodicesimi vale proprio il contrario di prima, cioè radice di 6 meno radice di 2 quarti. Vi dico, ve lo ricordavate? Se non ve lo ricordate ve lo dico io. Quindi questo, se andiamo a risolvere questa equazione con geometria elementare, quindi come al solito, come ci piace a noi, rappresentando, so benissimo, qualcuno mi ha detto ma la mia prof lo fa con la circonferenza, tu invece lo fai con la sinusoide, è la stessa cosa ragazzi ovviamente, no? Solo che però io, sapete, prediligo questo modo qua.
Allora, come al solito, ci interessa questa parte qui. Tracciamo la retta orizzontale y uguale radice di 6 più radice di 2 quarti, che supponiamo sia qui. Come vedete, il seno, la sinusoide, si trova superiormente, si trova più in alto rispetto a questo, si trova più in alto rispetto a questo angolo qua, rispetto a questa retta, in corrispondenza di questi due valori, che, udite udite, sono proprio, attenzione, 5 pi greco dodicesimi, che è questo, che sta sempre nel primo quadrante. Poi c'è il valore che sta nel secondo quadrante, in cui il seno è sempre lo stesso, ed è 7 pi greco dodicesimi. Sappiatelo questo. Quindi la soluzione, quindi ovviamente qui siamo nel primo quadrante, qui c'è pi mezzi e qui c'è quello successivo che è quello dopo, 7 pi greco dodicesimi, quello subito dopo, perché sta da 5, poi c'è 90, sta da 5 più 15, poi c'è 105 gradi, che è 90 più 15, che appunto è 105 gradi, ovvero 7 pi greco dodicesimi. E quindi di conseguenza vedete che in questo range qui la sinusoide si trova più in alto rispetto a questa retta y uguale a radice di 6 più radice di 2 quarti, quindi la soluzione di sin x maggiore o uguale di radice di 6 più radice di 2 fratto 4 è questa qua. X compreso fra, ovviamente ci mettiamo anche i 2k pi greco, qui possiamo metterci direttamente, 5 pi greco dodicesimi più 2k pi greco è 7 pi greco dodicesimi più 2k di pi greco. Questa è la soluzione, andiamo a mettere qui, e che equivale ad aver posto il primo fattore maggiore o uguale di 0, tutti i valori ovviamente inclusi. E questa è appunto la soluzione. Andiamo a porre a questo punto il secondo fattore maggiore o uguale di 0. L'equazione è col valore assoluto, ma in realtà anche questa sarà facilmente risolvibile, perché dobbiamo porre 1 meno il valore assoluto di sin x più cosin x maggiore o uguale di 0, secondo fattore maggiore o uguale di 0, che vuol dire 1 maggiore o uguale del modulo del seno di x più coseno di x. Ma se la vediamo da destra a sinistra, vuol dire risolvere in pratica, vuol dire vedere quando il modulo di sin x più coseno x è minore o uguale di 1. Quando abbiamo un modulo e dall'altra parte abbiamo un'equazione con maggiore o con minore e un numero, si può risolvere col metodo semplificato, cioè un sistema nel quale in pratica significa porre questa somma sin x più cos x compresa fra meno 1 e 1. In pratica è un sistema nel quale poniamo sin x più cos x più 1 maggiore o uguale di 0 e sin x più cos x meno 1 minore o uguale di 0. Che sistema è? È un sistema composto da due equazioni lineari in seno e coseno, che conviene risolvere col metodo grafico. Magari evitiamo di utilizzare il metodo dell'angolo aggiunto, perché magari è un metodo un po' che ci può fare qualche scherzo, non so se sto scherzando. Qui in questo caso sarebbe facilissimo anche col metodo dell'angolo aggiunto e anche col metodo algebrico uguale qua. Poniamo sin x uguale y e cos x uguale x in entrambe, e andiamo a risolvere prima questa disequazione y più x più 1 maggiore o uguale di 0, che portando x e 1 a destra, cambiando di seno, ci porta a dire che y è maggiore o uguale di meno x meno 1. Quest'altra invece del sistema è y più x meno 1 maggiore o uguale di 0, che vuol dire y maggiore o uguale, portando x meno 1 a destra invece diventa 1 meno x. Allora, questa la chiamiamo A, questa la chiamiamo B. Allora, rappresentiamo un attimo, come al solito dobbiamo intersecare queste con la disequazione che esprime, ve lo ricordo, la prima relazione fondamentale della goniometria, che è sen quadro x più cos quadro x uguale a 1. Va fatto un sistema con questa e questa, e poi un sistema con questa e questa. Io qua riassumo un po', per via del tempo lo semplifico. Magari al vostro professore vi fate vedere due volte due sistemi. Allora, questa è la mia circonferenza goniometrica, questa è meno 1, 0, 1, 0, 0, meno 1, 0, 1. Allora,
molto facile, questa è l'equazione A, molto facile risolvere l'equazione a due variabili, y maggiore o uguale di meno x meno 1. Intanto rappresentiamo la retta y uguale meno x meno 1, che è una retta parallela alla bisettrice secondaria y uguale meno x passante per origine, secondo quadro quadrante, inclinata a metà esattamente, passante per i punti 0 meno 1 e meno 1, 0. È questa qua. Bene. Se prendiamo l'origine, per esempio, 0, 0, 0 è sicuramente maggiore di meno 1, quindi abbiamo che, intersecato con i squadro, y quadro uguale 1, l'equazione è verificata qui. Quindi possiamo scrivere che, pertanto, se in x più cos x più 1 è maggiore o uguale di 0, quando? Andando ovviamente in questo, muovendosi in questo verso, da 0 a pi greco, unione, da 3 pi greco mezzo a 2 pi greco. Lo vedete? Oh, tutto incluso, perché qui non abbiamo nessun tipo di esclusione. Andiamo a fare la B. Molto facile anche la B. Quindi vanno fatti due volte i sistemi, vanno fatti due sistemi, e poi tutto quanto, i risultati li mettiamo in un unico sistema. Eccola qua, perfetta, come al solito, inguardabile, 0, meno 1, 0, 1, 1, 0. Questa volta la retta y uguale meno x più 1, sempre la parallela alla bisettrice secondaria, ma passata per il punto 0, 1 e 1, 0. Questa qua in pratica. Vabbè, facciamo finta che sia dritta. Ovviamente qui qualcuno se ne sarà accorto. Questo qui è minore o uguale, eh? Questo era minore o uguale, io invece l'ho cambiato in maggiore. Se prendiamo l'origine, ovviamente stavolta l'equazione è verificata qua sotto, intersecata con x quadro più y quadro uguale 1, siamo qua dentro, perché basta prendere 0, 0 è minore di 1, quindi qua dentro. Quindi abbiamo che questa è x compreso fra pi greco mezzi e 2 pi greco. Da qui, in questo verso, a qui. Bene. A questo punto vado a risolvere questo facile sistema, che molti testi lo risolvono con la circonferenza econometrica, questo io vi consiglio di risolverlo in orizzontale, quindi così. Questo sistema grafico vi consentirà di scrivere la soluzione del secondo fattore. Questo è il primo fattore, questo è il secondo fattore. Le mettiamo poi nel grafico segni e vediamo dove il prodotto è positivo. Un po' lungo l'esercizio, ma in realtà non difficile. Allora abbiamo 0, dobbiamo mettere solo gli estremi, quindi pi greco mezzi, pi greco, 3 pi greco mezzi, 2,70 e 2 pi greco. Allora 0 pi greco, unione, 3 pi greco mezzi, 2 pi greco, eccolo qua. Seconda soluzione, x compreso fra pi greco mezzi e 2 pi greco. Tiriamo giù le linee per formare i nostri intervalli e notiamo che il sistema è verificato qui e qui, quindi possiamo scrivere la soluzione del secondo fattore maggiore o uguale di 0, che ovviamente pi greco mezzi, magari lo spostiamo un po' più in qua, che è un po' più lungo, ovviamente comprensivo di 2k pi greco se volete, oppure possiamo mettere alla fine, pi greco mezzi più 2k pi greco minore uguale di x minore uguale di pi greco più 2k pi greco e x compreso fra 3 pi greco mezzi, quindi 3 pi greco mezzi, quindi unione 3 pi greco mezzi più 2k pi greco minore uguale di x minore di 2 pi greco più 2k pi greco. Andiamo a riportare queste due coppie di soluzioni nel grafico dei segni, che ci dirà dove quel prodotto terribile che abbiamo proposto è maggiore positivo, maggiore o uguale di 0. Allora, magari facciamo qualcosa di più dritto, magari lo facciamo più in alto, lo alziamo un po'. Ecco, stortissima, fatti finta che sia dritta. Allora abbiamo 0, abbiamo sicuramente abbiamo 5 pi greco dodicesimi, che è 75 gradi, che stanno più grande, e poi abbiamo pi greco mezzo. Qui abbiamo un 105 gradi, 7 pi greco dodicesimi e poi di seguito pi greco,
3 pi greco mezzi, 2 pi greco. Allora, x compreso fra 5 pi dodicesimi e 7 pi greco dodicesimi e tratteggiamo tutto il resto. X compreso fra pi mezzi e pi greco, unione, x compreso fra 3 pi greco mezzi e 2 pi greco, tratteggiamo il resto. Tiriamo giù le linee per formare i vari intervalli. A noi, vi ricordo, ci interessano i segni più, meno, più, meno, più, meno, più. Allora, la soluzione, che poi è quella del testo, chi avesse il Lamberti per un anni lo può guardare, è pagina 238, e il esercizio il numero 206, se qualcuno interessa, abbiamo 0 più 2k pi, quindi 2k pi greco minore uguale di x, minore uguale di 5 pi greco dodicesimi più 2k di pi greco, punto e virgola, oppure unione, stessa cosa, pi greco mezzi più 2k pi greco minore uguale di x, minore uguale di 7 pi greco dodicesimi più 2k pi greco, unione ancora, pi greco più 2k pi greco minore uguale di x minore uguale di 3 pi greco mezzi più 2k di pi greco, che è proprio quello che trovate nel, come risoluzione del testo. Questa è la soluzione di quest'ultimo esercizio che, appunto, come detto, conclude questa lunga carrellata di esercizi di ricapitolazione sulle esequazioni. Io vi saluto, un abbraccio, ciao a tutti.